Sì, la ringrazio Presidente De Vito. Allora, molto, molto brevemente, io e il collega Angelucci abbiamo seguito fin dall'inizio questa delibera di iniziativa popolare, abbiamo anche partecipato a degli incontri con chi l'ha sottoscritta e chi ha raccolto le firme. Anche perché siamo consapevoli dell'importanza della problematica in tutte le sue sfaccettature, perché occorre evidentemente prestare attenzione e dare il maggior servizio all'utente. In questo caso si tratta di un utente di particolare importanza, e però non possiamo nasconderci dietro un dito quando ci vengono sottoposte le problematiche dei lavoratori. Lavoratori che peraltro svolgono il loro lavoro con estrema dedizione, con profonda professionalità, nonostante le condizioni in cui vengono messi per svolgere questo tipo di lavoro. Allora, io mi sento di ringraziare ancora una volta i proponenti e mi riservo di intervenire anche successivamente su questa delibera. Grazie, Presidente.